At Houston, Pablo and Maria are greeted by Rafael, Pablo's son by his first wife. In 1975, Rafael was the first of the family to make the journey north. He's been sending money home ever since. Es el dicho de que aquí en América aquí está todo, pero no es cierto, es difícil, no solamente difícil para cruzar el río para llegar acá, sino difícil para sobrevivir, que cuando llega uno no conoce a nadie, no tiene amigos, no tiene conocidos, no tiene trabajo, no habla el idioma sobre todo, y es difícil para mis hijos. Pienso que ojalá que fuera pues mucho mejor que mi vida, ¿verdad? Porque esa fue la razón de que todo lo que sufrí o batallé. There's a tug of war going on between Pablo's children from his two marriages. Both sides want him to stay. Now it's the turn of Maria Constanza, Pablo's daughter from his second marriage. Yo para México nunca fui feliz, solo que nada más voy a pasearme y a mirar a mi familia y es todo. Aquí está mi vida, aquí están mis hijos, está mi esposo y seguimos adelante. For Maria Constanza, her husband Jorge and their four children, getting ahead means building up the trucking company they started from scratch. Well, I just get the idea, come over here in 1978, and my brother-in-law called me, he was over here ready. I come illegal across the river, swimming, you know, sometimes it's a little bit hard, but we made it, I made it finally. Maria Constanza is keen to show off her family's achievements. She, her husband, and their children are now United States citizens. Y aquí yo no tuve una oportunidad que ellos lo tengan. Es mi deseo más grande, que es lo más importante. Y hasta ahorita, pues ellos han hecho unos buenos hijos y nos sentimos muy orgullosos de ellos. But Helena, I love you. Why don't you believe me? These vows belong to Hermia. Your love for me is some cruel joke that you and Hermia are playing on me. I was out of my mind when I thought I loved her. I think of here, in Houston, as home. Because I grew up here, and I have all my friends here. I came to school here, and I would want to make a life here, not in Mexico. I'm not familiar with Mexico. Jorge and his oldest daughter, Elizabeth, take Pablo and Maria Marcelina into downtown Houston in Jorge's white Cadillac. Already, the process of Americanization has started. Pablo's sons have confiscated his sombrero. Manuel no lo quiso ver con sombrero y le quitó el la. Es que Rafael le puso la cachorro. Mira, papá dijo, ¿qué traes ahí? Ay, no es así. No oye. ¿Cómo oye si no oye? Nomás háblale de las muchachas y dice que sí oye. ¿A poco ya te agarraron la tina? Pablo and Maria Marcelina's visit opens old wounds. Nosotros nunca conocimos cariño, ni comprensión de padre, ni un consejo. Él todo el tiempo nos trató a nosotros como animales. Si queríamos trabajar, teníamos que trabajar para él. Todo el tiempo, nuestra vida fue muy triste al lado de nuestro padre. Y es ahí donde yo ahora valoro lo que mi esposo ha hecho por mí. Y es donde yo he puesto todo, que digo yo en mi esposo, primeramente el amor de mi Dios y el de mi esposo. Caray, alguien me valora. Porque en casa no había valor para nosotros. Había valor para el perro, pero para nosotros no. A mi padre, ¿cómo sería la palabra? No, bueno, sí, lo quiero mucho, ¿por qué no? Pues es mi papá. Y mis hermanos, todos. Nos llevamos pues como toda familia, a veces bien, a veces mal, pero creo que es normal. ¿No te sientes tú contento con tus hijos? Me siento contento porque como llena y duermo. ¿Qué más? ¿Eh? Ahora pues los muchachos, si ellos, ya, son cosas que pues, ellos, nosotros, que secundarias. Pues,
claro, todavía andamos los dos, ¿no? Mañana, pues, le puedo faltar o ella me... O ya nos vamos para una vez. Así es una historia que se va llevando. Vas a creer que hace 50 años que hice este trabajo. Y ya no voy a vivir otros 50 para recordar lo que estamos haciendo ahorita. Eso es para ustedes, para sus hijos, sus nietos. Es bonito eso, ¿eh? C'era questo raggruppamento di tedeschi che combattevano contro gli americani, ovviamente. E, un soldato tedesco è rimasto ferito giù al ponte delle Farcole. E mio padre gli ha dato una mano per portare su a casa questo soldato per curarlo. Finito la guerra, è venuta questa fotografa, ha fatto queste fotografie e hanno fatto il giro del mondo. Questo tedesco, tornato a casa, ha riconosciuto mio padre su questa foto, ha ritagliato la foto e facendo un segno sulla testa di mio padre, dicendo che l'aveva riconosciuto. Ecco. Dopo guerra, subito, le ferite erano ancora fresche e quindi non hanno voluto sapere di niente. Ecco. Hanno strappato la lettera e basta. Rina Guercini and her daughter Daniela leave their homes in Montefiorale to visit Le Falcole, the Falcons. This ancient house was once the property of an Italian aristocrat. He used it to house his peasants, like Rina and her family. Scusa mamma, ma questa casa dentro te l'hai rivista una volta? Ci sei stata dentro? Sì, sì, è sempre uguale. Quanto tempo fa era che tu ci stavi te, qui? Nel 51 io mi sposai. C'era tanta miseria? No, ma miseria, insomma, la fame la si fattiva, si andava abbastanza benino. Però giovani volevano andare a lavorare fuori. Ma te preferivi allora o ora? Allora gli era meglio perché ero più giovane. Ora sono altre cose. Sì. Poi la vita ora è meno dura magari, ecco. The Tuscan countryside, the Chianti region of central Italy. The Guercinis were peasants here for hundreds of years. Era una cosa chiusa. Sì. È lì e doveva stare lì, perché non c'è la possibilità, non c'è l'apertura in nessuna parte, non c'è la possibilità. Ma funzionava, cioè il contadino lavorava il terreno, questi poteri, e mezza di essere sarebbe stata a metà fra il contadino e il proprietario. E risultato come di roba di, insomma, sostanza c'era, insomma, non avanzava nulla, ecco. Si viveva sì per vivere e basta. The Second World War saw the end of the power of the estate owners and freed the peasants to make choices about their lives and work. Qui non c'è il lavoro. Bisogna vadino per forza lontano. Perché hanno trovato il lavoro a Firenze e di Vassulli era un po' lontano. E allora sono tornati tutti laggiù. La lontananza è parecchia, sicché mi dispiace. Sto montando un fanale. È un lavoro un po' sporco, però mi piace. Io non ho mai avuto una grande passione per lavorare nei campi. Preferisco lavorare e fare questo lavoro. Dà soddisfazione perché qui ognuno si crea una cosa per conto proprio. Uno comincia un lavoro e lo finisce. Four young Guercinis kneel at high mass. Male attendance has slipped. The local priest blames modern ideas, meaning communism.
Siamo sempre stati fin da ragazzi vicino, si andava a scuola insieme. Si andava a ballare, si stava parecchio insieme, insomma. E poi mi sposavo lì, insomma. Ci siamo sempre conosciuti, ecco. Il priore disse ai miei marito, dice, se tu hai la tessera comunista, e non ti sposo. Però, perché non era per via della tessera. E io penso, e gli era perché io ci voleva fare dei dispetti. Perché lui era un fascista. C'è una cosa molto interessante che mi ha raccontato sempre mio padre. È una cosa che gli è rimasta sempre qui sullo stomaco. È andata a finire che hanno litigato un sacco per giorni e giorni e poi, insomma, è andata a finire questo parroco, poi ha accettato di sposarli e basta, insomma. Durante la messa li ha sposati, però gli ha fatto una predica, gliel'ha detto di tutti i colori. Quasi piangevano invece di essere felici ad un matrimonio, quasi piangevano. Massimo Guercini commutes to his work in Florence. Io ho scelto di vivere in campagna pur lavorando in città. Ci sono costretto a venire per lavoro, altrimenti ne farei anche a meno. Io ho nel sangue e non posso fare a meno di stare in mezzo al verde. The top security telecom center in Florence. Dimmi pure. D'accordo. Massimo works here as a high-flying computer systems administrator. Vabbè, ti richiamo proprio un po', vedrai che funziona adesso. Cioè, nella vita bisogna sempre rincorrere qualcosa di meglio. Cioè, non si può mai dire sono arrivato, altrimenti è come morire. Una persona deve sempre cercare il meglio a se stessa e migliorarsi sempre, in quello che lei sa fare meglio. Nel lavoro e comunque anche nella vita privata, negli affetti, eccetera. Comunque sempre cercare di tendere a salire. Massimo and his wife are having Sunday lunch with his parents and aunt and uncle. Grandmother Assunta cooks for the household. At dinner, the men are apt to be really serious with hunger. Secondo me qualcuno ci tornerebbe volentieri a fare quel lavoro lì, a fare la vendemmia. No, magari, no. Magari no. Alla casa su dove si stava, no. Averla rimessa, no. Non l'ha fatto stranieri? No. No. Io mi sento l'osagia di tornare su dove si stava prima, dove sono a te, anzi, non vedevo l'ora di venire via, perché non ci stavo volentieri. Ma sento, io sto bene così. Io oggi sto bene così e non sento quella nostalgia di tornare indietro.私は日本マクドナルドという会社で出店調査の仕事をしています。私は横浜の税理士事務所で税理士の補助をしています。最初はエキサイティングでしたけれども、今はもうちょっと田舎の方がいいかなということも考えています。本当は静岡から通おうと思えば通えるんで、会社がもし金を出してくれたら静岡の自宅から会社まで通いたいなと思っています。私は月に1回静岡に帰ってますので、 しばらくはこちらの生活をして、将来は自然のあるところで暮らすのもいいかなと。 Tokyo professionals Hiroyuki and Kumi live a world away from their family's roots in Shizuoka. Photographer Horace Bristol would find the old house and tea plantation little changed. Ichie became head of the family 20 years ago on his father's death. ですね、明治になる時に、これ徳川さんの徳川さんって、この田の土地だったみたいですね。全部の農家に、この一軒家ね、6反歩60アールずつくらい分けてくれたみたいですよね。Ichie has 3 children, all daughters. Chie, the eldest, will inherit the farm. Instead of Chie marrying out of the family, her husband, Masahiro, married into it to keep the Okamoto name alive. 恋愛結婚っていうわけではなかったもんですけどね。宮のような
形で、でまあ一緒になったらまあこの家に入るということは、覚悟しておりました。